Un cordiale saluto ai nostri telespettatori. Siamo qui per l'ultima puntata di Democrazia e Ascolto con i candidati tempiesi alle regionali del 24. Oggi è la quarta puntata, l'ultima, che andrà in onda per tutta la settimana, poi venerdì notte, alle prime ore della notte, toglieremo qualunque tipo di riferimento alle elezioni per lasciarvi liberi di pensare e di riflettere. Allora passo subito a presentarvi gli ospiti di quest'oggi, di questa quarta puntata, che sono Antonio Addis, futuro comune con Massimo Zedda. Se sbaglio qualcosa, me lo dite. Abbiamo Anna Paola Isoni del Partito Sardo d'Azione. È invece assente Alessandra Amic, che peraltro ci ha informato che non avendo molto tempo a disposizione per il suo lavoro di avvocato, necessariamente deve fare anche lì propaganda elettorale, casa per casa, girare per i paesi e quindi non può partecipare a questa trasmissione. È assente, non sappiamo perché, Andrea Biancariddu. Se arriverà alla poltrona, la sua sedia è pronta. È presente Nicola Comerci, Sardegna in comune. È assente invece Domenico Granito, Cristiani Popolari Socialisti, non ci ha fatto pervenire nessuna comunicazione. È presente Piero Lanciutti, 5 Stelle. È assente Nicola Luciano, che anche ieri ci aveva assicurato la sua presenza, però ancora non è arrivato. Marina Mussilli, già dall'inizio, Energia per l'Italia, è invece assente. Chiedo scusa. Abbiamo poi Alessio Pasella, Movimento Civico Sardegna 2020, e infine Paolo Sanna, Partito Democratico. È un ordine, buonasera a voi tutti, è in ordine, un ordine alfabetico. Poi in quest'ultima puntata abbiamo come opinionisti Marco De Candia, che risalutiamo, che era stato qui presente alla prima puntata e che poi aveva dovuto saltare le successive Buonasera a tutti. perché deve lavorare. Anche Antonello Pintus, buonasera. Antonio Mazzoni Buonasera. e Daniele Carmini. Buonasera. Allora, cominciamo come al solito, partendo con il nostro cronometro. Avete 3 minuti di tempo a disposizione per esporre il vostro pensiero, uno alla volta, dopodiché il tempo è segnato qui sul cronometro, Addis, e dopodiché la parola passerà agli opinionisti. Non vi voglio mettere fretta, però se potete rinunciare a qualcosa dei 3 minuti per rendere grazie, e basta. Antonio Addis, futuro comune con Massimo Zedda. Intanto benvenuto, prego, Buonasera a dica quello che tutti. Se vuole. mi consente, io vorrei iniziare l'introduzione con una breve premessa. Siamo ormai nella fase conclusiva della campagna elettorale. Ognuno di noi l'ha condotta come meglio ha creduto. Io ho scelto una strada, la strada della sobrietà. Ho voluto dare un segnale in un momento così difficile per la nostra isola, soprattutto dal punto di vista economico. Voglio soffermarmi ancora una volta, l'ho fatto anche nell'ultima trasmissione alla quale ho partecipato, sul fatto che molti candidati oggi, anziché fare una campagna elettorale basandosi sui propri programmi, sul proprio impegno, promettono posti di lavoro. Diciamo così, ritengo che in questo momento così difficile dal punto di vista economico e quindi con tutti i problemi anche di carattere sociale sia una scelta scellerata. Manca il rispetto per la persona, per la dignità di cittadini. Quindi io vorrei che tutti noi ci impegnassimo, almeno nella fase conclusiva, a parlare dei nostri programmi, delle nostre idee, anziché promettere posti di lavoro alla Gesenu o nei cantieri comunali. Io mi sono candidato
nella lista di supporto al presidente Zedda per diversi motivi, alcuni di carattere personale e altri più generali, diciamo così, politici. Innanzitutto la mia passione per la politica e poi anche la necessità, lo dico con molta umiltà, di voler partecipare in modo attivo a quelle che sono le decisioni che riguardano la nostra isola e il nostro territorio. E ci sono anche motivazioni più generali. Ho individuato in Zedda un ragazzo, perché è un giovane, molto capace e onesto e che ha saputo governare una realtà metropolitana, una realtà urbana complessa come Cagliari. E mi sono anche candidato, e lo dico anche questo con molta umiltà, per combattere e dare un mio contributo al contrasto contro questo populismo ormai dilagante. Il nostro programma è un programma articolato che, diciamo così, afferisce a tutti i settori delle politiche pubbliche, partendo dalla sanità, all'ambiente, ai trasporti, cultura. Il nostro modello di sviluppo è un modello di sviluppo sostenibile. Noi puntiamo sul rilancio sociale e economico della Sardegna, cercando di far emergere ciò che la nostra isola ha in termini di competitività rispetto anche alle altre isole, altre regioni italiane, puntando quindi sulla qualità paesaggistica, sulla valenza naturalistico-ambientale del nostro territorio. Grazie. Passiamo adesso ad Anna Paola Isoni, Partito Sardo d'Azione. Prego. Grazie, buonasera, ben ritrovati. Siamo, come dice Antonio, alla fine di questa campagna elettorale, anche se quelli esperti mi dicono che è la settimana cruciale. Certamente per me, che ho affrontato questa campagna elettorale per la prima volta per le regionali come persona direttamente interessata, in quanto l'ho fatta altre volte per altri candidati, è stata un'esperienza bellissima. Sicuramente faticosa, ma giustamente dico faticosa, perché quello che ci proponiamo di fare è importante, e come tale è bene rendersi conto di cosa dovremmo andare ad affrontare qualora dovessimo essere eletti. È stata una campagna elettorale che ho voluto fare in mezzo alla gente, quindi girando il nostro territorio in lungo e in largo e parlando con le persone, e quindi mi sono resa conto, parlando con le persone, che sì, è vero, c'è un sentimento diffuso di disaffezione alla politica, ma altrettanto c'è la voglia di trovare finalmente una nuova speranza. La gente ha bisogno di avere un politico di riferimento, avere una politica che torni alla visione originaria, cioè quella del servizio del popolo, quello di ascolto delle istanze e di lotta senza se, senza ma, per le istanze e per le esigenze del territorio. Questo mi è piaciuto, mi ha confortato, perché è vero, diceva Antonio, c'è una politica che ancora si ostina a voler guadagnare il consenso promettendo posti di lavoro, facendo promesse vane che poi regolarmente vengono disattese. La gente queste cose le ha capite. Io ho visto che la prima cosa che viene notata è: beh, allo manco non ci hanno fatto promessi. Ed è questo la dice tutta, la dice lunga, cioè il fatto che apprezzino un politico o una persona che si propone, e che l'unica cosa che può promettere profondamente e fortemente è la sua buona volontà, l'impegno totale, la dedizione totale. Questo io ho fatto e questo intendo fare fino all'ultimo giorno, come ho fatto pure in occasione della mia esperienza amministrativa. Quindi la coesione del territorio nella richiesta di avere un punto di riferimento è anche indicativa, l'abbiamo detto tante volte anche in questi studi, della necessità di avere una rappresentanza forte che si occupi di tutto il territorio. Il territorio è unito perché i problemi sono veramente gravi e le soluzioni devono essere trovate con un fronte unitario e coeso. Quindi io baserò, se dovessi avere veramente la fiducia dell'elettore, sicuramente la mia azione nel Consiglio regionale sarà basata sulla coesione del territorio. Su questo credo fortemente, come ho fatto anche in qualità di vice sindaco, essendo presente costantemente all'Unione dei Comuni. Andremo uniti come territorio e porteremo la nostra voce in Consiglio regionale. Grazie. Passiamo adesso a Nicola Comerci, Sardegna in Comune. Prego, professor Comerci.
Buonasera, saluto tutti. Sì. Sì, diciamo che siamo arrivati alla fine di questa campagna elettorale che è stata per me molto bella, nel senso che ho cercato di proporre ai nostri concittadini e ai concittadini, insomma anche degli altri paesi, e quindi a tutti coloro che abitano la nostra gallura, quella che è la nostra idea, cioè l'idea della lista cui sono candidato e di cui sono capolista, Sardegna in Comune, con Massimo Zedda. Siamo una lista di supporto al nostro presidente, una lista di sinistra. Dai sondaggi dovremmo essere una lista di sinistra che ha la capacità di eleggere qui in Gallura. E che cosa siamo andati in giro a dire? Io mi sono candidato perché ritengo che quando il vento è forte, allora bisogna puntare i piedi ancora in maniera più salda. E non mi sono rivolto a coloro che si fanno incantare da slogan, si fanno incantare da messaggi populistici di ogni tipo. Io mi sono rivolto alle persone serie. Mi sono rivolto a coloro che vedono ancora nella politica uno spazio in cui trovare la possibilità di una risposta. Una risposta a quelli che sono i problemi quotidiani. Nessuno di noi è un supereroe, uno scienziato. Nessuno di noi promette miracoli, tantomeno posti di lavoro. Promettiamo il nostro impegno e andiamo avanti con la certezza che la serietà sia ciò di cui oggi la politica ha bisogno. Ho disturbato parecchie persone, devo dire la verità, chiedo venia, ecco, sotto questo profilo, però è anche il modo per riallacciare alcuni contatti, per sentire quelle che sono le aspettative di tanti che magari all'inizio pensavano, stavano accarezzando l'idea di non andare a votare. Ecco, questo credo che sia sbagliato. Perché la rinuncia è sempre l'ultima cosa a cui pensare. Io quindi ho condotto una campagna elettorale morigerata, nel senso che non mi sono lasciato trascinare nessun tipo di polemiche, nessuno ha cercato di farlo. Sono andato avanti con l'idea che bisogna sostenere Zedda, perché ha fatto valere le sue capacità come sindaco di Cagliari, può diventare veramente una speranza per la nostra regione. Tutto ciò che ha fatto finora l'ha fatto bene. Io mi sono sentito di candidarmi a suo sostegno perché ritengo che sia questa la strada da seguire. Ora, in questo scampolo di campagna elettorale, che cosa cercherò di fare? Cercherò, insomma, di coagulare, insomma, tutto quello che abbiamo detto in questi giorni e cercare così di arrivare ad una chiosa. E la chiosa è questa, che non è il momento di abbandonarsi alle parole di coloro che cercano di sdoganare nel nostro senso comune tutto quanto ciò che prima minimamente veniva accettato. Grazie. Grazie, grazie professor Comerci. Passiamo adesso a Piero Lanciutti e 5 Stelle. Prego, dottor Lanciutti. Sì, buonasera a tutti, grazie di nuovo per l'invito a questa trasmissione che la reputo molto interessante, sicuramente di impatto sulla popolazione della Gallura e Tempiese. Mi chiamo Piero Lanciotti, ho 50 anni, sono nato a Bologna, città nella quale ho conseguito una laurea in scienze statistiche e nella quale ho maturato un master in gestione dei rifiuti e ne ho fatto una professione. Candidato nella lista Movimento 5 Stelle, nella lista 5 Stelle in che modo ci si candida? Attraverso un voto online, gestito e espletato dalla base. Quindi la mia candidatura è stato un voto condiviso da parte di molti elettori del Movimento 5 Stelle della Gallura che hanno fatto in modo che io li potessi rappresentare per questo territorio e a servizio di questo territorio. Importante, secondo me, la rappresentatività nella Gallura deve essere una rappresentatività non relativa solo ai centri importanti, ma soprattutto che deve guardare alle periferie di questi centri, per cui tutti quei comuni, tutte quelle rappresentatività che ci sono delocalizzate rispetto ai grossi bacini di utenza che vengono considerate normalmente dalle forze politiche, che sono quelli che hanno il massimo della popolazione. Per cui è importante creare un movimento politico e una rappresentatività proprio per questo tipo di periferie. La mia candidatura è, come dicevo, arrivata dalla base e attraverso la base abbiamo anche realizzato quello che è stato il programma regionale per il Movimento 5 Stelle per la Regione Sardegna. In che modo? Da agosto tutti gli attivisti che avevano competenze e capacità in specifici settori si sono impegnati partecipando ad incontri continuati, quindi settimanali, con uno sforzo di tempo e di logistica importante perché ci trovavamo sempre nell'Oristanese in
quanto zona centrale, e ognuno ha scritto su carta quello che era la propria visione, a seconda delle capacità che aveva, di una regione che tutti vorremmo. Per cui la mia competenza era relativa al mondo, è relativa al mondo dei rifiuti, ho partecipato attivamente proprio nella stesura di quello che è un progetto di futuro per la Sardegna per quanto riguarda la gestione integrata del ciclo dei rifiuti. E allo stesso modo tutte le competenze del Movimento 5 Stelle che si sono espletate hanno apportato acqua a quello che è un programma ben definito, importante e che ha una visione d'insieme e soprattutto di prospettiva per quello che può essere la Sardegna che noi immaginiamo. E come i miei colleghi ho sentito, e mi ha fatto molto piacere, il fatto di essere un po' stanchi nella campagna elettorale, ma soprattutto soddisfatti dall'impatto che il territorio ha dato. Essere in mezzo alla gente e, per quanto mi riguarda, aver organizzato banchetti su tutto il territorio della Gallura mi ha fatto modo di conoscere quali sono le sensibilità, ma soprattutto le esigenze della popolazione di questo territorio. Grazie, grazie. Passiamo adesso ad Alessio Pasella, Movimento Civico Sardegna 2020. Aspetta un attimo, abbia pazienza, lo devo riazzerare. Prego. Il mio Pasella. Intervento vuole essere un appello agli elettori. Candidato alle elezioni regionali del 24 febbraio con il Movimento Civico Sardegna 2020, chiedo il sostegno con il voto agli elettori per battermi nel prossimo Consiglio regionale al servizio della Gallura, del Monte Acuto e della Sardegna, con politiche del territorio, delle infrastrutture, dei servizi e di sviluppo economico, sociale e culturale, ponendo al centro l'uomo, il lavoro e le imprese. Candidato con Sardegna 2020 Tunis, per continuare a difendere gli interessi deboli delle popolazioni, per attuare una svolta alternativa per lo sviluppo del territorio, la società, il diritto alla salute con la riscrizione della riforma sanitaria, l'economia, il mondo del lavoro, il mondo rurale, venatorio, la cultura e l'ambiente. Il mio impegno per una politica che promuova una strategia di sviluppo su un sistema che promuova la Gallura e l'intera Sardegna, dalle coste alle zone interne, che allunghi la stagione turistica, l'aumento dei posti letto, la diminuzione dei costi dei trasporti. Il mio impegno per rimettere in moto l'economia con la rimodulazione della pianificazione urbanistico-ambientale, riscrizione del piano paesaggistico, emanazione della legge urbanistica, sblocco del piano casa, il rifinanziamento della legge 15 del 2010, interventi in agricoltura. Il mio impegno affinché la valorizzazione e la protezione dell'ambiente si ottenga non solo con i vincoli e divieti imposti dall'alto, ma con regole condivise. Finito? Grazie. C'era ancora un po' di tempo, va benissimo così. Passiamo adesso a Paolo Sanna, Partito Democratico. Prima di far partire, è solo una domanda di servizio che faccio. Mi pare che abbiate un appuntamento in questa settimana qui a Tempio. Domani alle 6, Massimo domani, Zedda sarà a Tempio. Questo lo diciamo oggi, che è lunedì, però quindi diamo la data. Quindi martedì 19 alle 6, 19. Massimo Zedda sarà a Tempio al nuovo seminario. Perfetto. In Viale Don Sturzo. Un'altra comunicazione di servizio che riguarda Radio Tele Gallura, il 19 febbraio, che è domani martedì, registreremo una trasmissione con Giovanna Busu, responsabile dell'ufficio elettorale, e con Antonio Abertino, collaboratore amministrativo dell'ufficio elettorale, per spiegare praticamente come si vota. Cioè, votate dove volete, però almeno lo fate in maniera consapevole. Prego. Volevo dire, scusi, che domani l'appuntamento al seminario sarà preceduto da un appuntamento al Palazzo, una conferenza stampa che terrà a Zedda.
quindi ci saranno gli organi di stampa presenti. Dove? Il palazzo sempre, su. Sempre. Perfetto, grazie. Professor Sanna. Io vorrei attirare l'attenzione su una cosa estremamente grave che sta succedendo a livello nazionale, ma viene tenuta sotto silenzio, o perlomeno se ne parla poco. La Lega Nord, cioè Salvini, sta ottenendo una cosa che finora non era mai riuscita a ottenere, e cioè una sorta di secessione delle tre più ricche regioni del Nord, cioè Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, che faranno in modo che l'Italia sarà definitivamente divisa in una parte ricchissima e in una parte sempre più povera. Perché l'eccesso di ricchezza che verrà prodotto in Emilia-Romagna d'ora in poi non servirà come servita finora per ridistribuirla in una forma di solidarietà verso le regioni più povere, ma rimarrà tutta nelle regioni ricche. Ora, la stessa persona che sta facendo un'operazione che porterà delle conseguenze micidiali sullo stato sociale anche in Sardegna, viene in Sardegna a sostenere un candidato presidente che evidentemente da solo non ce la fa, tanto è vero che il ministro dell'Interno riesce a dedicare 6 giorni del suo tempo a una campagna elettorale. Ricordiamo che il ministro dell'Interno dovrebbe essere il ministro più impegnato di tutto il governo. Se lui viene qui 6 giorni, evidentemente, Solinas ha bisogno di una mano, perché evidentemente ha grosse difficoltà nei confronti di Massimo Zedda. Teniamo presente che un candidato così debole domani rischia di essere commissariato da parte della Lega Nord anche nella gestione della regione. Questo è un pericolo reale che stiamo vedendo, e questo è il motivo per cui è importante che sia Massimo Zedda il nuovo presidente della regione, perché altrimenti rischiamo di essere nelle mani della Lega Nord, con tutto quello che ci sta regalando di povertà aggiuntiva rispetto a quella che abbiamo. Detto questo e chiarito, perché forse non è chiaro a tutti questo, parliamo più di Gallura e parliamo di più di me. Come vi ho detto, il mio ingresso in politica serve a dare concretezza a quello che ho fatto finora nel sociale e nel comitato civico. Serve a portare competenza, esperienza di tanti anni di lavoro nella politica, e ce n'è bisogno, grazie a Dio. Si cerca di dare anche un contributo di serietà a una politica che non sempre è brillato da questo punto di vista, per una politica che, come qualcuno osservava, sia fatta finalmente di cose fatte bene, serie, e non solamente di spuntini e di promesse elettorali che non si potranno mai mantenere. Grazie, ingegnere. Allora, mi pare che ci dobbiamo fermare, chiedo lumi alla regia, ci dobbiamo fermare un attimo per la pubblicità prima di passare la parola agli opinionisti. Quindi può partire la pubblicità, grazie. Bentornati qua in studio, siamo con i candidati tempiesi alle regionali del 24, abbiamo sentito alcuni candidati, nel frattempo mentre andava la pubblicità, prima di passare la parola agli opinionisti, si è aggiunto Nicola Luciano, capolista Sinistra Sarda. Sì. 3 minuti anche a lei, così come i suoi precedenti
così come hanno fatto precedentemente i suoi colleghi. Prego. Benissimo, buonasera a tutti e grazie ancora per questa opportunità che ci viene concessa di farci conoscere e conoscere quali sono le nostre proposte. Ripeto per l'ennesima volta, sono rappresentante dell'unica lista di sinistra, con la speranza che questa sinistra finalmente ritorni ad essere un grande fronte di sinistra, che veda tutti assieme gli altri partiti che sino adesso sono stati un po' lontani da quelle che sono le nostre idee e le nostre ideologie. E in questa campagna elettorale io non ho sentito alcuni dei miei compagni, presenti, qualcuno era stanco non sono, è stata una bella avventura, è una bella avventura parlare con la gente, dire ciò che noi vorremmo fare, ascoltare quali sono le esigenze che hanno i nostri concittadini, questo è importante, questa è la politica vera, ascoltare la gente, cercare di portare avanti quali sono i loro problemi, le loro problematiche. Questo è avvenuto, questo sta avvenendo, questo stiamo facendo. Il nostro progetto è un progetto molto ambizioso, quello di ripartire dalla sinistra per creare, come ho detto prima, un fronte sinistra. Già abbiamo avuto un piccolo riconoscimento proprio ieri dal Partito Comunista Francese, il quale i compagni della regione Corsica hanno mandato un comunicato ufficiale in cui appoggiano la nostra lista, e questo politicamente secondo noi è già un qualcosa che ci aiuta ad andare avanti. E quanto riguarda la nostra gallura, sappiamo benissimo le problematiche che comunque dovremmo portare avanti, sono le stesse che portavamo avanti 20 anni fa, quindi poco abbiamo da inventarci e poco abbiamo da pensare nuovi moduli. Non niente è stato risolto in questi ultimi anni, quindi dovremmo reiniziare da zero e speriamo che si riparta con le idee giuste. Okay? Grazie, non avevo terminato il tempo, ma va benissimo così. Passiamo adesso ai nostri opinionisti. Cominciamo da Daniele Carbini. Vi ricordo quello che vi ho detto fuori onda prima di iniziare la trasmissione: se è possibile, stringati. Cioè, avete anche voi diritto ai vostri 3 minuti, però se è possibile cerchiamo di stringere per dare la possibilità, non per chiudere in fretta la trasmissione che ha tanto la sua durata, ma per dare più spazio ai candidati. Buonasera a tutti. Diciamo che un tema che io non ho affrontato fino ad oggi e che ho aspettato che fosse l'ultimo di affrontarlo in quest'ultima puntata, non perché sia il meno importante, anzi penso che sia il più importante di tutti, ovvero cosa volete voglia di fare e quali sono le vostre idee sui giovani, perché i giovani vengono citati, usati come categoria, però poi i giovani scappano e non tornano. Non tornano non perché non amino la Sardegna o il territorio, ma perché non hanno una possibilità di realizzazione qui. Io spesso amo ricordare il fatto che ci ritroviamo in un mondo globale, globalizzato, che piaccia o non piaccia, questa è la realtà dei fatti. In un mondo globale ogni posto può essere il centro del mondo. Come mai i giovani non riescono a creare il loro centro del mondo qui? Che idee avete, che idee hanno i vostri governatori su questo mondo? Grazie. Bene, grazie. Passiamo la parola adesso ad Antonello Pintus. Prego. Sì, grazie. Intanto buonasera a tutti i candidati, faccio un augurio per l'impegno che stanno mettendo in questa campagna elettorale e volevo fare solo una semplice osservazione. Tutti sanno che io sono un uomo di destra, non ho mai votato a sinistra, sono partito con la Democrazia Cristiana, poi è arrivato Berlusconi, abbiamo inseguito tutti Berlusconi perché sembrava la soluzione del problema, non è stato così, comunque sono sempre rimasto uno di destra. E mi fa pensare, sentire degli uomini di sinistra che hanno governato il paese senza elezioni per anni, che hanno governato la regione in questi ultimi 5 anni e mi sento dire che loro non promettono posti di lavoro, che Salvini non riesce a capire cosa vogliono i sardi. Ma io non dico solo i sardi, il popolo italiano, perché il popolo italiano è dal 2007 che soffre e non abbiamo trovato nessuna soluzione. E allora il vento di Salvini, avete provato a pensare da dove arriva? Arriva dalla pancia degli italiani, arriva dalla politica di sinistra che è stata fatta
con gli immigrati, dove è servita solo al clientelismo. Abbiamo degli esempi con 2.500 persone dentro un campo. Qualcuno poteva dire che era un campo di concentramento, ma è molto simile, perché si prendono 40 euro al giorno e non gli danno neanche, delle volte neanche da mangiare. A che punto sono? Mi sono fidato della vostra promessa. Scusate, io ho approfittato del mio tempo lasciato libero. Sì. No, è chiaro che un concetto del genere non si può esprimere in poi continua, poi però voi avete capito cosa volevo dire, grazie. Gli darò i minuti sufficienti dopo e li metteremo. Antonio Masoni. Tanto buonasera a tutti. Io ho notato dai vostri primi interventi che siete stati in qualche modo a parlare della, più che altro di come è andata la campagna elettorale. Mi fa molto piacere che abbiate ricevuto non solo dei consensi personali, ma che abbiate puntato sull'ascolto, che credo che sia indubbiamente una delle cose positive che fanno parte di questa esperienza. Io non mi sposto sull'argomento, Marco, ti rivolgo a Marco De Candia, non mi sposto sull'argomento di Daniele, anche perché concentrarsi su questo argomento ritengo sia utile. Quindi anch'io proporrei una discussione veramente sui giovani, sul loro futuro. E poi vi faccio una domanda da $1 milione a tutti, poi ciascuno mi risponde a modo suo. Abbiamo 100 cani e 90 usi, come li distribuiamo? Bene, grazie. 100 cani e 90 ussi. Marco De Candia, anche a lei ricordo l'impegno. Io lo so, non lo mangio. Sì. Tanto buonasera a tutti, grazie al direttore e allo staff di Radio Tele Gallura e un ringraziamento ai candidati che, come al solito, come ho fatto anche la scorsa volta, si stanno prestando il loro impegno per il territorio e quindi insomma gli dobbiamo quantomeno un grazie. Andiamo invece alle domande. Sì, sono d'accordo con Antonio Masoni, non ci spostiamo dall'argomento dei giovani, anche perché è l'argomento importante, però al riguardo sarebbe opportuno anche fare un'osservazione. L'argomento dei giovani è importante, però bisogna vedere anche quanti giovani ci sono, nel senso che nei territori dell'interno, come ben sappiamo ormai anche da ricerche scientifiche, c'è uno spopolamento fortissimo, siamo in una situazione complessa e quindi più che aiutare e oltre ad aiutare i giovani che ci sono all'interno del territorio, sarebbe bene capire quali sono le ricette che avete per attrarre i giovani nel territorio dell'interno. Questa è un po' la domanda che mi permetto di fare, anche perché le giovani coppie non possono crearsi un futuro se non si ha il lavoro e se non si ha una prospettiva, una speranza. Quindi io vorrei capire attraverso i programmi che ogni coalizione ha, quali sono le azioni e i progetti per far sì che ci sia un ripopolamento in modo particolare per quanto riguarda i giovani. Grazie. Grazie a Marco De Candia. Partiamo subito, questa volta in senso inverso, sempre rispettando l'ordine alfabetico, e cominciamo con Paolo Sanna del Partito Democratico. Prego. Mi viene assolutamente in aiuto il programma di Massimo Zedda, che sull'argomento è direi esaustivo. Intanto vorrei ricordare che nessuna giunta regionale come quest'ultima, la giunta Pigliaru, ha mai dedicato tanti soldi all'istruzione come questa giunta. Il progetto Iscola ha fatto arrivare ai comuni, tra l'altro anche ai comuni galluresi, vi chiedo di verificarlo con i sindaci dei nostri comuni, tanti soldi quanto non ne hanno mai visto, né per l'edilizia scolastica né per i progetti di istruzione. Sono stati spesi molti soldi con il progetto di scuola, sia sulla edilizia scolastica che su progetti che tendono a limitare la fuga dalla scuola ed aumentare quello che è la scolarità dei ragazzi. Perché il futuro è un lavoro, ma è soprattutto istruzione. Il futuro è lavoro di livello. Il futuro non è più fatto di lavoro manuale, basta, di basso livello. Non fa parte della prospettiva del futuro dell'Europa. Non può far parte del futuro di una zona come la Sardegna, in cui il mare in qualche modo crea delle limitazioni, che però, come dicevamo anche l'altra volta, non esistono per esempio sulle reti informatiche.
Allora, come a suo tempo erano nate le famose iniziative pilota nel campo internet e così via, come è nata Tiscali, così possono nascere molte cose in Sardegna, però la base è la scolarità, la base è l'istruzione forte dei giovani. Su questo è stato fatto un grosso investimento ed è prioritario anche nei piani di Massimo Zedda. I giovani sono estremamente curiosi, ma estremamente delusi, perché vedono un qualcosa che non gli è venuto incontro, sono stati emarginati dal lavoro, perché il lavoro man mano è diminuito, ma perché il lavoro era quello vecchio, è ancora lavoro che non produce nuovo lavoro, va a morire. Vanno create attività nuove, come? Sfruttando l'ingegno della gente. Ma perché la gente abbia ingegno deve essere istruita, deve conoscere le lingue, deve potersi confrontare con il resto del mondo, perché è così che si tirano fuori le nuove idee. Bisogna, come dicevo l'altra volta, sapere sfruttare le potenzialità intrinseche di questo territorio. E chi se non i giovani può avere le idee brillanti, nuove, perché non sono ormai bloccati da esperienze passate che in qualche modo li hanno delusi? Loro sono quelli che devono avere le idee per sfruttare quello che oggi c'è, però la base di tutto è un'istruzione sempre più diffusa e sempre più forte. Grazie, grazie ingegnere. Passiamo adesso ad Alessio Pasella, prego. La giunta regionale attuale, per quanto riguarda le politiche giovanili, ha creato una situazione drammatica, non certamente di certezza e né di speranza per quanto riguarda le politiche per i giovani. Le zone interne vivono una situazione allarmante, l'unica valvola di sfogo nelle zone interne sono i cantieri di forestazione, sono solo quelle poche buste paga che riguarda la forestazione pubblica. Per i giovani occorre puntare principalmente sulla scolarità, sulla cultura, ma soprattutto dare certezza per quanto riguarda il lavoro. Non basta dare la speranza, ci vuole la certezza, quindi occorrono politiche per creare lavoro, per creare tutte quelle condizioni perché i giovani non debbano prendere la valigia e emigrare. Oggi è molto difficile prendere la valigia e emigrare. Non abbiamo bisogno certamente di dare speranza ai giovani con la politica che si è sviluppata con questa giunta regionale, con il flusso di migrazione clandestina anche in Sardegna. Quindi ci vuole una politica sul lavoro che crei le condizioni di lavoro per i giovani in tutti i territori, dalle coste alle zone interne. Finito. Grazie. Passiamo adesso a Nicola Luciano. Okay. Posso? Sì, Nicola Luciano. Okay, io inizierò con un tema che ha toccato Sinistra Sarda. Sì, sì. Antonio Pintus, questo dell'immigrazione e della politica portata avanti da Salvini e la sua Lega, perché è una delle cose che in campagna elettorale, discutendo con le persone, è un punto che tutti quanti ci danno addosso, perché secondo loro noi di sinistra siamo quelli che vogliamo gli immigrati qui a casa, vogliamo regalare il nostro denaro alla gente, vogliamo dare il nostro paese a coloro che vengono da fuori per delinquere. Questa è una politica misera, una politica che è portata avanti da Lega. In questo momento ce l'hanno contro gli immigrati. Io ho fatto un'esperienza di vita, per un periodo sono voluto andare per mia scelta a lavorare in Veneto e lì ho conosciuto, quando stava nascendo la Lega, allora ce l'avevano contro gli albanesi che erano delinquenti, che venivano qua per rubare il nostro lavoro, però allo stesso tempo venivano reclutati gli albanesi nei campi lì
nel Marche Trevigiano ero lì, quindi per le vendemmie e per la raccolta del mais e altri lavori nei campi. Dopo, chiaramente dopo 2 mesi che venivamo sfruttati con una paga misera proprio da schiavi, venivamo ricacciati con la scusa che erano solo dei delinquenti. Dopodiché mi ricordo che oltre il Po era solo la Terronia, quindi il resto dell'Italia, oltre al Po, erano tutti quanti dei parassiti che vivevano alle spalle del Veneto, del Piemonte e dei paesi, delle regioni del nord che lavoravano per noi. Dopodiché hanno deciso in accordi che non funzionava questo con il resto dell'Italia, quindi hanno deciso di cambiare maglioncini il nostro premier Salvini, quindi adesso ha trovato altri nemici che sono questi poveri cristi che stanno arrivando al mare, quindi è molto più, secondo lui, molto più da duro, fa molto più figo, come suol dire adesso, lasciare morire 2 o 3 disperati in mezzo al mare per dimostrare che noi siamo gente che difende il territorio. Questo non è fare politica, questo non è fare politica in un paese civile, sinceramente. Chiaramente ci sono, sappiamo benissimo che era uno sfruttamento, questo qua che stava avvenendo in questi ultimi anni era la tratta delle persone, ci stavano campando tutti quanti, ma questa era mafia, ma la mafia non è di destra, non è di sinistra, la mafia ci vuole il coraggio per combatterla, nessuno ha mai avuto il coraggio di combatterla, non era il partito che stava appoggiando questa tratta, era chi stava governando destra e sinistra che non ha avuto il coraggio mai di combattere per intero la mafia che stava sfruttando gli esseri umani. Perché lo sappiamo benissimo, abbiamo appoggiato una battaglia in Libia, che era l'unica barriera rimasta in quel momento per bloccare questa immigrazione dall'Africa, voluta dalla Francia e dai suoi alleati, l'abbiamo appoggiata, queste sono le conseguenze. Questo sta cavalcando Salvini, ma Salvini sinceramente di politico niente ha, e sinceramente vedere un Salvini che gira per la Sardegna mi rende ancora più disperato, siamo messi male, sinceramente. Già finito il tempo. Va bene, sì, finito il tempo. Le avrei voluto fare qualche domanda, però non interrompo assolutamente. Sono qua. No. Passiamo adesso al prossimo candidato, Piero Lanciutti, 5 Stelle. Piero. Sì. Allora, per quanto riguarda la domanda posta in precedenza sulla visione che ha il Movimento 5 Stelle rispetto alle politiche sui giovani, nel programma che noi abbiamo realizzato diciamo che il primo problema che ci siamo posti dovendo affrontare questo tipo di materia è stato quello relativamente a un'idea di visione di Sardegna che bisogna avere, cioè nel senso che non si può pensare a politiche giovanili se non si pensa a quello che e dovrà essere la Sardegna rispetto a tutte le fasce di popolazione nei prossimi anni, principalmente per la fascia dei giovani. E questo all'interno del nostro programma dove è stato evidenziato? Principalmente nel discorso della formazione. Come veniva citato anche in precedenza, la formazione è fondamentale e deve essere assolutamente adeguata ai tempi e alla morfologia, alla conformità della popolazione dove la si vuole applicare. Faccio un esempio pratico per quanto riguarda questo territorio, vedo che la formazione secondaria continua a sfornare geometri e ragionieri, quando ormai il settore è abbondantemente bollito. Cioè, per quanto riguarda le figure professionali legate al mondo dell'edilizia, direi che il settore è abbastanza saturo, per cui è inutile insistere e continuare su certi tipi di formazione quando in realtà il mercato attuale, ma soprattutto il mercato dei prossimi 5, 10, 15, 20 anni richiederà figure professionali completamente differenti. E su questo territorio dove si potrebbe investire? In settori che possono essere non emergenti, ma settori di utilizzo e comunque di sviluppo, tipo l'agricoltura. Cioè non si vedono delle politiche reali adottate su questo territorio per quanto riguarda lo sviluppo nel settore giovanile, per l'imprenditoria nel settore agricolo, nel settore dell'allevamento e nel settore di quello che è uno sfruttamento equilibrato del territorio per quanto riguarda agricoltura e allevamento in generale. Mi riallaccio anche un altro discorso che ho sentito, quello relativamente a politiche di destra, politiche di sinistra, immigrazione, Salvini, regioni che si stanno staccando, cercano un'autonomia per poter avere un predominio dal punto di vista economico.
Ricordiamoci sempre che noi oggi siamo il frutto della politica degli ultimi anni, e la politica degli ultimi anni è stata completamente gestita da, in parte destra, in parte sinistra, eletta, non eletta, imposta dai sistemi, però comunque siamo sempre frutto di questo tipo di politica. Perciò se in questo momento la pancia del paese ha delle esigenze particolari rispetto a malessere, malumori o comunque una mala gestione, è sempre dovuto a una mala gestione fatta da chi ci ha governato. E negli ultimi 30 anni abbiamo avuto destra e sinistra in totale assoluta alternanza. Finito, grazie, grazie. Professor Comerci, prego, a lei. Sì, io volevo rispondere a entrambe le osservazioni, sia del dottor Pintus e di Daniele, però credo che possano convergere le due domande. Perché? Intanto, per ciò che concerne i giovani, credo che sia il problema, fondamentalmente il problema della politica, no? Al di là di quello che rappresenta tutti i vari settori dello stato sociale, dello sviluppo in generale, ma i giovani sono il problema. E i giovani necessitano di due cose: di una buona istruzione, quindi di convincerli a non abbandonare la scuola, perché dobbiamo ricordare che la Sardegna è uno dei più alti tassi di abbandono scolastico a livello nazionale, e dopo una specializzazione che consenta loro di trovare lavoro. Allora, per ciò che concerne l'abbandono scolastico, prima di tutto noi dobbiamo mettere in campo tutti quegli elementi che facilitino la frequenza delle scuole. Con le nostre strade è necessario creare, per esempio, delle case dello studente, in modo da evitare ai giovani di viaggiare. Cioè, l'abbandono scolastico è un qualche cosa che non è relativo semplicemente al fatto che i professori sono cattivi o che gli studenti non hanno voglia di studiare. Perché un ragazzo che viaggia da Santa Teresa, io di studenti ne ho tanti, che deve aggiungere alle ore di scuola altre due ore di viaggio, chiaramente quando poi torna a casa ha diritto anche a vivere la sua età. Una casa dello studente, parlo di Tempio ora perché siamo a Tempio, che da sempre è stato un nucleo, diciamo, dell'istruzione, punto di riferimento della Gallura, potrebbe consentire agli studenti di risparmiare non soltanto lo stress del viaggio, perché le nostre strade le conosciamo, ma anche un risparmio di tempo, diciamo, anche in termini da dedicare allo studio. Quindi facilitare l'accesso alla scuola. Questa giunta uscente, come diceva Paolo, tramite il progetto di scuola, ha lavorato tantissimo, ha investito tantissimo sull'istruzione. E ricordiamo che già la precedente giunta Soru aveva inventato i master and back, che è una cosa da ripristinare, perché significa che si consente agli studenti di andare fuori, ai laureati nel caso specifico, e poi ritornare. Quindi la facilitazione della specializzazione fuori, per portare poi in campo sardo quelle che sono le competenze acquisite fuori, è il mio caso. Io sono nato e cresciuto a Tempio, mi sono laureata alla Sapienza di Roma, ho fatto il dottorato a Macerata e poi a Parigi. E poi ho deciso di ritornare qua. Perché? Perché ho deciso di ritornare a casa mia, perché mi mancava mia mamma, mi mancava mio padre, mi mancava la mia terra, mi mancava l'aria di Gallura. Ecco, questo noi dobbiamo fare per i giovani. Dobbiamo metterli in condizione di prepararsi bene e poi di poter ritornare. Come? A fare cosa? Ecco, allora sotto questo profilo poi i discorsi si amplificano. Perché l'effetto Ciambella, di cui parliamo sempre, no? Lo spopolamento dell'interno a favore delle coste, è un qualche cosa che va evitato. Il turismo, ricordiamolo, che in Sardegna rappresenta il 5% del PIL, non di più, che non è un bene di certo, ma significa che dobbiamo tornare a un settore primario che però non può essere più interpretato come era interpretato in precedenza, ma deve essere interpretato secondo le specializzazioni proprie garantite dalla globalizzazione. Grazie. Continuo dopo. Grazie. Sor Comerci. Passiamo adesso a Anna Paola Aisoni, quando vuole, prego. Io mi riallaccio, per essere sintetica, a quello che è stato detto negli interventi precedenti, e cioè assolutamente i giovani sono, cioè non sono i giovani il lavoro, però come rispondere ai giovani è il grande problema, e il lavoro è direttamente collegato. Però potrei dire che in realtà la risposta a questa domanda così importante fatta da Daniele e ripresa da tutti gli altri opinionisti è concentrata e contenuta in tutti i punti del programma, perché in realtà tutti i punti e tutte le proposte di soluzione ai diversi problemi poi si riversano e hanno una conseguenza più o meno diretta su quello che è la fascia giovanile. Però per essere concreti, perché questo ci avete chiesto già dalla prima puntata, io dico questo. Allora, partiamo dall'istruzione, e in questo ovviamente
Nicola mi ha preceduto, perché essendo noi insegnanti e quindi avendo a che fare direttamente con i giovani, abbiamo più fresco il problema. Assolutamente dall'istruzione dobbiamo partire. Io mi permetto di dire che dobbiamo tutti batterci perché questa sia un'istruzione efficace, perché se c'è da una parte il problema di portare i nostri ragazzi a scuola, è anche vero che quando sono a scuola devono spendere bene il loro tempo e deve essere una istruzione efficace quella che noi gli diamo, e possiamo partire dall'ambiente di apprendimento che deve essere quello consono, e credetemi non è così, perché è così, non abbiamo scuole adatte affinché ci sia un clima di apprendimento, un ambiente di apprendimento efficace, e così possiamo passare poi alla concretezza anche dell'insegnamento stesso. Qui nei punti del programma possiamo trovare quello che secondo me può essere condiviso da destra a sinistra, e cioè che un'istruzione è efficace quando è affiancata a una collaborazione che ti inserisce nel mondo del lavoro contemporaneamente, quindi gli stage presso le aziende, presso gli enti pubblici. Io l'ho fatto quando dovevo preparare la mia tesi, però va fatto, e so che comunque è una pratica che esiste ed è da incentivare, perché questo permette allo studente di vedere che ciò che sta studiando non è solo teoria, ma ha un diretto collegamento con la pratica, e naturalmente è anche il modo più semplice perché il datore di lavoro venga a conoscenza delle competenze dello studente. Molti studenti hanno trovato lavoro così. E poi permettetemi di dire, noi dobbiamo anche pensare al dopo la scuola, cioè dobbiamo mettere i nostri studenti in grado di vivere una vita sociale che sia soddisfacente, li dobbiamo mettere in grado di trovare risposte a tutte quelle attività che sono proprie di quell'età e che formano la persona, perché poi quella persona deve trovare veramente risposte dentro se stessa, e possono essere le attività ludiche, culturali, i passatempi, così come attività di solidarietà. Per questo dico che tutti i punti del programma sono importanti perché i giovani abbiano una risposta adeguata. Nelle aree interne, Marco, mi dispiace che è finito il tempo, però questo tema mi sta a cuore. Quando noi creiamo le possibilità di lavoro... Lo affrontiamo dopo. Va bene. Lo affrontiamo dopo. Va bene. No. No, stracciata no, per carità. Ma siamo sicuri che è corretto questo cronometro? Perché passa più in fretta con me. Non è che l'avrà truccato lei, direttore. Lei riesce ad accorgersi... Vaga. Lei riesce ad accorgersi di tante cose. No, sono non pensavo che arrivasse. Sì. Allora, Antonio Agnes. Ma siamo quindi tutti d'accordo che bisogna investire sull'istruzione, sul sapere, sulla formazione. E è chiaro che in un momento storico così difficile i più penalizzati sono i giovani. E allora io in apertura del dibattito avevo parlato di uno sviluppo sostenibile, e noi puntiamo nel nostro programma a uno sviluppo sostenibile. Aggiungo a uno sviluppo sostenibile e durevole, considerando che anche i giovani devono avere l'opportunità in futuro, quindi le prossime generazioni, di usufruire dei servizi, dei beni come noi oggi ne usufruiamo. Quindi sviluppo sostenibile e durevole. Su cosa deve puntare la Sardegna nel proprio rilancio sociale ed economico? Da quei settori dove è più competitiva. E quali sono i settori dove la Sardegna è più competitiva? Sono soprattutto l'ambiente, sono quindi la bellezza paesaggistica, l'importanza naturalistica ambientale del nostro territorio. E noi abbiamo una notevole diversità, è proprio sull'identità, la nostra identità e sua diversità, che dobbiamo costruire il nostro sapere e il nostro rilancio economico. Pensiamo, per esempio, facciamo degli esempi, pensiamo al settore agroalimentare. È un settore molto vasto, in Sardegna ci sono diversi tipi di agricoltura, devono essere tutti valorizzati e potenziati, e questo può anche il settore agricolo, il settore zootecnico, il settore vitivinicolo, può essere anche fonte di reddito per le generazioni future, a patto che le generazioni future, i giovani, vengano formati in questi settori e non siano obbligati spesso a trasferirsi fuori. Allora, il sapere e la formazione nei diversi settori, questo deve essere, diciamo così, la bussola che deve orientare il futuro governo regionale. Parliamo del settore sugherico, siamo il distretto sugherico più importante d'Italia.
E abbiamo nel nostro contesto territoriale anche un ente come l'Agris che potrebbe, diciamo così, approfondire alcune tematiche legate al sughero e anche, diciamo, produrre quindi nuova occupazione. Abbiamo il settore vinicolo, abbiamo il settore zootecnico, abbiamo tutto per poter garantire una maggiore occupazione nel mondo giovanile. Io penso che comunque, come hanno detto anche i miei colleghi, il sapere e la formazione siano la base di un rilancio economico e sociale della nostra isola. Senza conoscere, senza sapere, i giovani non vanno avanti. Va bene, grazie. Grazie ad Antonio Addis, è finito, quasi finito il tempo. Ci fermiamo un attimo per qualche minuto di pubblicità e poi riprenderemo con gli opinionisti e poi faremo un altro giro assieme a voi. Pubblicità, grazie. Bentornati in studio, siamo all'ascolto della quarta puntata di Microscopio, Democrazia e Ascolto, Microscopio, la nostalgia, di Democrazia e Ascolto. Abbiamo chiuso prima della pubblicità con i candidati, adesso riprendiamo con gli opinionisti e questa volta facciamo intervenire per primo Antonio Mazzoni, prego. Sì, intanto facciamo partire il tempo, sempre memori di questi tre minuti che non dovremmo. Ho dato un sospeso a cui chiaramente nessuno ha risposto. Dico chiaramente non perché forse perché non avete colto forse il paragone, la similitudine che ho fatto, la similitudine, ma neanche la metafora dei cani e degli ussi. Era sempre legato a questo aspetto qua. E vi dico perché. Allora, intanto avete parlato di giovani, avete parlato di scuola, ovviamente siamo tutti d'accordo su questo argomento, però vi siete fermati ad una certa fase dell'età scolastica. Forse l'età più importante è quella dai 18 anni in poi, cioè quando i ragazzi si trovano ad affrontare quel mondo legato agli studi universitari, eccetera, e poi sì, a cercare di immergersi anche loro nelle problematiche del trovare un'occupazione. Ed ecco perché la similitudine dei cani e degli ussi. Se abbiamo 100 cani, quindi ammettiamo che siano 100 ragazzi che cercano di trovare un'occupazione, ma non c'è spazio per tutti, come si divide questo spazio? E questa è la difficoltà. E qui ci rientrano anche le difficoltà economiche delle famiglie, perché ahimè tutti sappiamo quanto è difficile mantenere un figlio negli studi universitari, specialmente se sta fuori sede, se non è manco qua in zona, quindi trasporti, viaggi, quant'altro, studi che costano un pacco, ma immagino che molti di voi lo sappiano già. E poi ci sono i collegamenti, quindi anche il discorso, ecco perché si mette in rete, come diceva Daniele, il discorso dei giovani, come avete anche sostenuto voi, con tutti gli altri aspetti e con tutte le altre difficoltà. È su questo aspetto che mi soffermerei personalmente. Grazie. Non hai usato il tempo e ti ringrazio. Passiamo adesso a Antonello Pintos, prego. Sì, microfono quando vuole. Sì, grazie Angelo. La formazione dei giovani è la cosa più importante alla quale dobbiamo pensare, ma mi viene in mente quello che ha fatto Suri quando è arrivato in regione, perché adesso sento parlare questi rappresentanti delle sinistre che dicono che loro sono favorevoli a questi progetti, eccetera. Ma quando è entrato solo in regione, Tempio Pausania aveva una scuola che formava
elettricisti, idraulici, tornitori, elettronici, periti elettronici. Tutto a un tratto, nel giro di un paio di mesi, è scomparso tutto. C'è rimasta, per fortuna, una scuola Calangianus, che ha alcune specializzazioni, ma poi tutto l'altro è scomparso, ma non solo a Tempio Pausania, ma è scomparso in Sardegna. Se noi pensiamo che nella zona del Vermentino Doc, che è la Gallura, non abbiamo una formazione per fare un enologo, cioè credo che l'unica scuola sia Oristano. E qui ritorniamo di nuovo a spostare le persone da una parte all'altra, invece di fare anche un piccolo corso nelle zone di produzione. Concordo sicuramente che bisogna puntare sulle risorse che abbiamo. Beh, il sughero. Ma il sughero è una cosa che è stata sempre trascurata, ma da tutti i partiti politici, non solo dalle destre, dalle sinistre, dal centro, da tutti, perché lo hanno sempre considerato una cosa che cresceva naturalmente e che la natura doveva sistemare le cose. Non è così. Noi oggi ci ritroviamo ad avere un sughero che per una grossa percentuale proveniente dalle foreste della Sardegna è infetto e produce turaccioli infetti, per cui che non si possono vendere, il mercato non li vuole. E la crisi del settore è determinata da queste cose. Allora, perché non pensiamo tutti assieme, destra e sinistra, a sistemare queste cose che possono risolvere il problema di tanti giovani? Ho finito. Ancora? Sì, quasi. Sì, va bene, perfetto. Grazie. Passiamo adesso... No. Prego. Allora, adesso i tre minuti Daniele, cerco di prendermeli tutti, nel senso che prego, mi sono preso gli appunti per cercare di fare perfetto un ragionamento compiuto. Mi fa piacere che tutti avete riconosciuto l'importanza dell'istruzione e dell'aspetto culturale dei giovani. E come dice ben Antonio, però facciamo un passo ulteriore, come i giovani escono dal lavoro. Innanzitutto direi un primo appunto, i giovani sono il presente e il futuro. Qualunque comunità senza giovani è una comunità finita. Lanciotti ha fatto presente che bisognerebbe investire tra agricoltura e giovani. È quello che si sta facendo. I dati del Nord Sardegna ci dicono che c'è un grosso aumento nel campo agricolo ed è proprio grazie ai giovani. Cioè, nel senso, i giovani si stanno buttando nell'agricoltura perché ci sono incentivi di Stato, incentivi europei. Insomma, vengono messi nelle condizioni di avviare le attività e io lo vedo anche col mio lavoro, insomma, che c'è un ritorno di giovani che investono sulla terra. Sulla terra come materie prime, ma anche come servizi. Significa che stanno puntando su un certo tipo di alimentazione più innovativa, più consapevole, e stanno puntando insomma su un certo tipo di mercati. Vorrei anche ricordare un'altra cosa. L'assenteismo nel voto per la maggior parte è quello dei giovani. Significa che l'assenteismo nelle ultime tornate elettorali è spesso intorno al 40%. È una cifra mostruosa ed è ancora più mostruosa se pensiamo che per la maggior parte sono i giovani che sono distaccati dalla politica. Non hanno più fiducia nella politica, si sentono esclusi e rispondono non partecipando alla vita pubblica. Io vedo che i politici spesso cercano di fregarsi, tra virgolette, prendendolo in modo buono, gli elettori da un partito all'altro. Non vedo mai cercare i politici di andare a recuperare invece quel vuoto. E c'è una forma, un vuoto che non si riesce a capire come recuperare. E attenzione che i giovani sono tutto perché sono nati in questo mondo, sono giovani che nascono digitali, hanno una conoscenza, un feeling con la realtà che a noi manca, oppure che abbiamo solo parzialmente, a loro viene naturale e non è cosa di poco conto, perché quella è l'altra attività in grandissima crescita, non solo in Sardegna ma nel mondo, il mondo dei servizi, il mondo dei servizi tecnologici. Paolo faceva un riferimento quando parlava di Tiscali. No, la Sardegna è stata molto più innovativa, troppo anche, tant'è che non gli ha funzionato dal punto di vista economico a Nicky Grauso. Nicky Grauso, quando ha inventato il video online, è stato il primo in Europa e aveva tolto la Sardegna dall'isolamento. È strano che la Sardegna avesse il tesoro più grande del futuro, la tecnologia in mano, e ce la siamo persa. Qualcosa non torna.
E attenzione che i servizi sono i nuovi mestieri. Si stanno cancellando i mestieri vecchi, ci sono quelli nuovi. E i giovani sono quelli più adatti, perché non investire su questo? Bisogna fare molta più ricerca. Giovani e turismo e programmi. I giovani trovano molta capacità nel mondo del turismo e dell'enogastronomico, cioè vediamo nelle attività anche locali a Tempio nuove attività che puntano su un nuovo certo tipo di turismo enogastronomico che funziona e che viene ricercato. Lo vediamo in piccoli ristoranti di nuova concezione dove ci propongono prodotti locali tipici di altissima qualità insieme, in combinazione e in condivisione con prodotti locali di altre regioni e quindi uno sviluppo estremamente consapevole. Pensiamo ai giovani. Grazie, grazie Daniele, ti abbiamo ridato anche il... Sì, sì, me lo sono preso volutamente, sì, ne ho approfittato, grazie. Avevi regalato. Marco De Canti, no, tornando e mantenendo sempre lo stesso argomento, insomma le risposte sono state abbastanza complete e chiare da parte di tutti, alcuni poi si sono focalizzati su alcune domande differenti rispetto alla richiesta fatta a mio avviso, però in particolare io non ho sentito una cosa che avrei voluto sentire. È vero il lavoro, cioè c'è un problema di lavoro, c'è il problema dei giovani, c'è un problema di istruzione, ma se queste persone coltivano anche un certo tipo di istruzione e dopo non trovano in ogni caso il lavoro, cioè non è che automaticamente l'istruzione determina il lavoro, qua il problema è che non ci sono neanche politiche fiscali, qua siamo davanti anche al dottor Antonello Pintus che è stato sindaco per tanti anni, ad altre persone che hanno partecipato ai consigli anche del comune di Tempio Pausania, però politiche fiscali per dare vantaggi per l'interno non ce ne sono state, cioè io dico una cosa, non si possono trovare soluzioni, andare anche a protestare anche in regione in maniera seria e chiedere che ci siano anche degli incentivi fiscali per le zone dell'interno. Cioè, come fanno le industrie, come fanno le attività del territorio, che siano le attività agricole, che siano le attività del settore sugherico, ad andare avanti se non hanno un vantaggio? Io vorrei portare alla vostra attenzione un esempio di qualche giorno fa. Qualche giorno fa, a livello lavorativo, mi ha chiamato un collega di Cagliari, mi ha detto: guarda Marco, avrei necessità di trovare un capannone per una zona industriale, per un'attività di produzione, adesso non entro nel merito, comunque di una determinata materia, e mi ha detto: stiamo cercando un capannone di circa 2000 metri quadrati nella zona di Olbia. Io gli ho detto: ma scusami un attimo, qua a Tempio non è che siamo messi molto bene, l'ha detto anche l'altro giorno quell'inserto della Nuova Sardegna, nel quale c'erano circa, neanche a 10 arrivavamo, imprese del territorio che erano tra le prime 1000 imprese della Sardegna, a differenza di 15-20 anni fa, dove la facevamo, non dico da padrone, ma eravamo fra i primi. E io ho detto: guarda, ma perché, io ho detto, non convinci un attimino il tuo cliente a fare un giro a Tempio? Guarda che i prezzi dei capannoni li trova anche a un valore molto basso, quindi cerca di fare, va bene, guarda, chiamo questo mio cliente, glielo chiedo. Dopo 3-4 giorni mi richiama e mi dice: guarda Marco, la tua idea è interessantissima, però non potrebbe comprarlo neanche a costo zero, perché c'è un problema che con i suoi tir, immaginati se si blocca una spedizione in questa strada, quindi noi possiamo parlare di giovani, ma se non ci sono le infrastrutture, se non ci sono le politiche fiscali adeguate, stiamo chiacchierando e a mio avviso anche un po' vaneggiando. Punto. Grazie, finito il tempo. Allora ricominciamo un altro giro, è l'ultimo che facciamo. Partiamo da Addis, finiamo con Paolo Sanna, sempre con lo stesso minutaggio, e poi la parola la diamo agli opinionisti. Sì, facciamo un altro giro, poi chiudiamo e facciamo in bocca al lupo poi alla fine. Tutto ok, professor Comerci? Sì. No, è che l'avevo detto che sei. Sì, vabbè, ma è così interessante la. Va bene. Sì, sì, sì. Antonio Addis. Ma sono concorde con le cose che ha detto Marco. Tutti i settori delle politiche pubbliche sono interconnessi. Non si può parlare di sanità se non si parla di infrastrutture viarie. Non si può parlare di turismo se non si considera anche qual è la situazione delle nostre strade. Non si può parlare
parlare, diciamo così, di sociale se non vengono prese in considerazione altre tematiche. Daniele, il discorso che facevi tu del cibo legato al territorio, dall'identità, io lo condivido, in altre regioni, in altre realtà d'Italia lo perseguono già da tempo. È chiaro, noi abbiamo tutti questi ingredienti, ci manca la formazione, perché anche nel settore sugherico la tecnologia e l'innovazione ce l'abbiamo, perché se no saremmo stati il distretto sugherico più importante d'Italia. Abbiamo l'università del sughero a Tempio, l'ho coniato il nome, il termine, ma io la considero, se fosse potenziata e fosse messa in grado di lavorare bene, sarebbe l'università del sughero, dove studiare alcune patologie endemiche del sughero. Sono d'accordo con il dottor Pintos, il settore è in crisi, ma lì non sono solo problemi di tipo ambientale, cioè non è solo il discorso dei patogeni fungini che attaccano il sughero, che conferiscono il sapore del tappo, lì ci sono anche altri discorsi di tipo fiscale, dove c'è una difficoltà di accesso al credito da parte dei piccoli operatori. Vedi come tutte le tematiche, tutti i discorsi poi si intrecciano. Quindi il discorso del sughero è un discorso molto molto importante. Come rilanciare il sughero? Come rilanciare tutta la filiera di trasformazione? Ma alcune cose si possono già fare. Lì bisogna sollecitare la regione, che è stata assente su questo versante. Perché già del sughero si parla, del piano sugherico nazionale, già da anni. E lì ci sono, c'è tutto scritto, quali sono le soluzioni per rilanciare tutto il settore e tutta la filiera di trasformazione. Quindi alla base di tutto ritorniamo, manca la formazione, perché noi in Sardegna abbiamo un'enorme diversità, cioè la storia geologica della Sardegna ha fatto in modo che in Sardegna si siano formati una varietà di ambienti naturali, e quindi c'è tutto il discorso della diversità anche dell'agricoltura, diversi tipi di agricoltura, c'è il problema del grano, c'è il problema dei fruttiferi locali, delle vecchie varietà di frutta, ci sono già in essere degli studi e delle convenzioni tra i vari enti, manca l'organizzazione. Mettere tutti questi saperi all'interno di un quadro sinottico, di un quadro organico, per dopo fare delle scelte mirate alla risoluzione del problema. Grazie. Grazie Addis, abbiamo finito il tempo, passiamo a Anna Paola Isoli, prego. Allora, adesso starò attenta. Parto subito dal dire che nel mio precedente intervento, quando ho detto che tutti i punti del programma si rivolgono ai giovani, intendevo dire quello che molto meglio di me avete detto voi. Cioè, quando Daniele mi dice l'agricoltura, il turismo, i servizi tecnologici, l'enogastronomico, la tradizione e gli antichi mestieri sono rivolti ai giovani, perché tutto questo, quando tu fai partire con un governo efficace tutti questi settori, ti devi necessariamente rivolgere ai giovani. Se tu intervieni in modo efficace su questi settori, stai creando le condizioni perché il giovane che si è formato e che ha una formazione adeguata possa trovare risposta, possa trovare un futuro, possa decidere anche di uscire. Perché allora io ritengo che i nostri giovani debbano avere la possibilità di muoversi agevolmente fuori dall'isola per andare a prendere quello che gli serve e anche a portare, l'ho già detto altre volte, abbiamo tante eccellenze, abbiamo giovani bravissimi che hanno da dare e devono uscire fuori per far vedere quello che valgono, prendere quello che gli serve e portarlo di nuovo qui per creare. Dobbiamo creare le condizioni affinché loro possano andare e venire e fare scambi culturali, sociali, economici. Tutto questo significa crescere, tutto questo significa creare. Allora, io però voglio essere concreta, e tutto questo va bene, ma mi riporto ancora non al precedente intervento, ma alla precedente puntata, quando dissi che un mio chiodo fisso è e sarà la viabilità. Quindi anche in questo caso mi pare che siamo tutti d'accordo con l'esempio di Marco, che è emblematico, che alla fine noi dobbiamo intervenire sì su tutti i punti e su tutti questi settori, però l'elemento cardine è cerchiamo di collegarci, e quando diciamo di collegarci ci colleghiamo materialmente con le nostre strade, che siano sicure e agevoli, e immaterialmente, quindi virtualmente, con una connessione anche di altro genere che
ci permetta di essere connessi con tutto il mondo, questo per i giovani e per i meno giovani. Per essere però sempre concreti, vi dico che nel punto del programma ci si rivolge dicendo che l'intento della coalizione è quello di abbattere del 50% i costi previdenziali per almeno i primi 2 anni per le imprese giovanili. Questo è un atto concreto che mi ha fatto piacere trovare nel programma e che si rivolge ovviamente a tutti questi settori. 30 secondi di anticipo. Le vuole usare oppure? No. No. Poi le regaleremo queste. Esatto. Va bene. Professor Comerci. Allora, io sarò molto veloce e netto. Sì, Marco, quando io prima parlavo di costruire case dello studente, perché abbiamo una viabilità che non funziona, e io e te apparteniamo ad una generazione in cui purtroppo abbiamo riscontrato tante morti su queste strade, sono tanti gli amici che non ci sono più. Ecco, parlavo di questo, cioè che comunque parlare di giovani significa metterli in condizione prima di tutto di potersi formare in maniera effettiva, come facilitando la possibilità di accesso anche ai punti di informazione. Dottor Pintus, lei è un uomo di destra e la sua onestà intellettuale io la riconosco da sempre, lo sa, quindi lei ha iniziato, ha esordito così, si sa già quindi che non voterà a sinistra e voterà a destra, io le ricordo, esatto, l'ha dichiarato lui, no no, non voglio sapere, però la cosa che quindi mi costringe però a intervenire su un punto. È vero che Soru ha fatto tante cose negative, però Soru era uno che aveva una visione della Sardegna che ha portato del bene, perché è vero che lui è intervenuto sulle scuole di formazione professionale, ma è intervenuto sugli sprechi. Perché? Perché accanto alle persone serie che lavoravano e formavano i ragazzi c'era anche chi faceva le classi con il fratello, con la nonna, con i cugini e poi dichiaravano di avere, insomma, diritto a tanti finanziamenti. In Italia, anche in Sardegna, succedono queste cose. Sono bloccati. No, giusto per farti questa domanda. Quando hai detto Soru ha chiuso le scuole di formazione, ed è vero, ma ha chiuso anche l'Agris, ed è vero anche questo. Sì, cioè, sì. Stiamo parlando di due liste, tu e Antonio, che fate parte della stessa coalizione con Zedda, e vi state contraddicendo, perché uno parla di potenziamento, l'altro dà ragione a Soru che chiuse al suo tempo. No, scusami, bene, Antonio, c'è un problema che, sai, quando si interrompe una frase a metà, poi si rischia qualche cosa. Io capisco, Antonio, che tu sei orientato su 5 Stelle, quindi va bene. Sì, quindi la questione è questa qui, poi oggettivamente. Quindi abbiamo un intervistatore di destra, uno di 5 Stelle, magari avremmo potuto avere anche nostro come cosa. Comunque, visto che mi stai parlando tu, io non accetto, perdonami, anche se il senso metaforico era buono, ma paragonare gli studenti ai cani non mi è piaciuto per nulla, sai. Ho capito benissimo, però non mi è piaciuto il fatto 100 cani, 90 ossa o cose del genere. Sai, da insegnante questa cosa a me dà fastidio, quindi. Però riprendo il senso della tua domanda, che era importante. Ecco, in che modo si può operare una distribuzione effettiva delle risorse? La distribuzione effettiva delle risorse, a mio avviso, deve partire dal merito. Deve partire dal merito. Perché il merito ci sia, allora ci devono essere anche le strutture capaci di conferire merito. Allora, io vorrei fare presente ai colleghi che ci stanno sentendo, ai miei colleghi, che non è che quando si parla di Lega si parla così a chiacchiere, che arriva quello e dai palchi dice che lo Stato deve 100 milioni di euro alla Sardegna e tutti lo applaudono, quando è lui che li deve dare. Perché? Perché poi quando si entra nel concreto, entrano le riforme della regionalizzazione della scuola, quello che sta portando avanti la Lega, significa che le regioni del nord avranno più finanziamenti e i colleghi avranno anche aumenti di stipendio. Per il momento noi resteremo un passo indietro, perché quando si parla di Lega, non dobbiamo dimenticarci che si parla di Lega Nord, anche se in campagna elettorale si dice quello che si vuole. Quindi, cosa voglio dire? Voglio dire che la formazione del merito deve passare anche attraverso l'utilizzo di risorse. È in questo senso che noi dobbiamo lavorare e dobbiamo capire bene di cosa stiamo parlando. Va bene, passiamo adesso, continuiamo a Piero Lanciutti, 5 Stelle, quando vuole. Sì,
Allora, una risposta a Marco. In 9 mesi di governo il Movimento 5 Stelle ha portato avanti alcune cose che sono di incentivo soprattutto per il Sud e per i giovani. Una fra tutte lo sgravio contributi INPS del 100% alle assunzioni under 35 nel Sud o a over 35 in disoccupazione da almeno 6 mesi. Il reddito di cittadinanza, che spesso viene bistrattato dicendo come una sovvenzione data a stare sdraiati sul divano, in realtà ha prodotto secondo me 2 cose molto importanti. La prima, l'interconnessione fra tutti i centri del lavoro presenti nel territorio nazionale, in modo che se esiste un lavoro al di fuori del proprio circondario si venga a sapere e sia interconnesso e quindi fruibile. L'altra cosa è che non sono soldi regalati, ma un percorso formativo propedeutico al lavoro, quindi soldi per, e nel caso in cui una persona venga assunta, i 18 mesi, cioè la differenza fra i mesi che ha percepito e il 18esimo mese a scadenza del reddito di cittadinanza, vengono dati in contributi, esenzione a contributi al datore di lavoro che ti assume. Tornando al discorso giovani, secondo me una cosa che fondamentalmente manca è l'ascolto dei giovani. Noi qua ne siamo un esempio, nel senso che siamo in 6-7 persone, probabilmente i più giovani sono nati negli anni 70, per cui mancano 30 anni di rappresentatività dal punto di vista politico di almeno 2 generazioni, e questa è una disaffezione da parte dei giovani perché manca l'ascolto nei confronti dei giovani, ma soprattutto perché siamo improntati in un sistema che è un sistema vecchio, antiquato del mondo politico, centrato prevalentemente su ideologie di destra e ideologie di sinistra, quando fondamentalmente a livello mondiale sono morte queste ideologie e siamo già verso una frontiera che è una frontiera di problemi di ascolto delle popolazioni e di esigenze della pancia delle popolazioni. Quindi fondamentalmente è mancato l'ascolto della fetta di popolazione giovanile, e quindi non ascoltata, non si sente rappresentata e si disaffeziona al voto e alla partecipazione politica. Mi tengo 30 secondi per parlare di un altro argomento che non è stato affrontato. In questa campagna elettorale, nel regionale in Sardegna, dell'utilità del voto. Abbiamo una dispersione assoluta per quanto riguarda l'interno di 2 coalizioni concentrate in una 20ina di partiti, e questa nostra circoscrizione, questa gallura, ha assoluto bisogno di rappresentatività in regione. Concentrare il voto su partiti che non hanno una rappresentatività percentuale forte a livello regionale vuol dire fondamentalmente un voto che è quasi inutile. Per cui rischiamo, se non riusciamo a votare candidati che possono avere rappresentatività in percentuale alta regionale, rischiamo di non avere consiglieri regionali per questa circoscrizione. Grazie. Passiamo adesso a Nicola Luciano. Prima però mi sia consentito semplicemente una brevissima osservazione di pochi secondi. Non mi pare deontologicamente giusto dire che Antonio ha paragonato gli studenti ai cani. Detto che accostare con le 2 metafore non mi piace. Accostare con la metafora non mi piace. Perché non è deontologicamente? Perché poi glielo spiego. Poi glielo spiego. Se si parla di ragazzi, Nicola, non si può dire che ci sono cani. Sono dei buchi, sono l'ultima settimana. Sì, prego. Nicola. Posso? Sì, prego, prego. Allora. Non è vero. Allora. Iniziamo, sarò velocissimo, però devo iniziare con il mio collega qua a fianco. Quando si è parlato, non me l'aspettavo da un 5 Stelle, da un pentastellato, il discorso del voto utile, un discorso che io non accetto, perché secondo me è assurdo. In un paese democratico ognuno deve avere la possibilità di essere rappresentato da chi meglio crede. Io non mi sento rappresentato certamente da un Solinas, purtroppo, dico purtroppo perché sono un uomo sinistra e sono un centro-sinistra, neanche da un Zedda, ma assolutamente neanche da 5 Stelle, che all'inizio potevano anche essere un po' simpatici perché dicevano qualcosa di destra, qualcosa di sinistra, quindi qualcosa in mezzo a 2 cose qualcosa di buono c'era sempre. Però in questi 9 mesi di governo di buono non ho visto niente. Sono stati portati a braccetto da un fanatico come Salvini senza niente dire, senza niente fare. Si è sponsorizzato un qualcosa che ancora non è avvenuto. Si è fatte tante promesse che non sono portate avanti per niente, quindi sinceramente io non so come sia andato il voto oggi, dovesse esserci il voto oggi del vostro movimento, o partito che sia, per quanto riguarda
il discorso Salvini e la nave di Ciutti. Io spero che abbiate il coraggio di portare avanti una scelta importante, quella seria, quella onesta, che una persona che quando è indagata deve essere indagato, qualunque ruolo ricopra, che sia un privato cittadino o che sia un ministro o un assessore. Io spero, non sono sicuro che questo coraggio non ce l'avrete. Parlo a te, ma chiaramente tutti quanti gli altri vanno a votare, perché questo mi sta dimostrando 5 Stelle. Purtroppo si è iniziato bene, però poi quando si è arrivati alla poltrona qualcuno ha trovato la sua posizione ideale e da quella non si scosterà più. Quindi voto utile, io sono d'accordo con te, il voto utile ci deve essere, votate chi vi può rappresentare e secondo me voi non ci potete rappresentare. Andiamo avanti, così sarò velocissimo. Posso bloccarla? Un'altra domanda? No, ma ho bloccato il tempo. Allora, gli altri non rappresentano nulla. L'indice Licis, che cosa ci dovrebbe rappresentare? Nel suo piccolo, perfetto. Il piccolo mondo della sinistra. Il piccolo mondo, perfetto. Okay. Può continuare. Se che sia contento. Come? Abbiamo visto. Sì, vabbè, però Marco, se ogni volta che io parlo... Va bene. Siamo una sola... È il discorso di sempre, ogni trasmissione è notato. Va. Allora, no, è un discorso che avevo con Anna Paola. Sì. No, non lo, io guarda, quando parlo di Salvini non lo sto insultando, per come lo considero io, troppo bene lo sto trattando. Sta passando il tempo. Ok, mi scusi, allora, sarò velocissimo. Lo sbaglio di Sturro è stato lo stesso sbaglio di Arro, che è stato mandato per limitare gli sprechi nelle diverse, lui parliamo di sanità, le parliamo delle altre aziende, che ha pensato di tagliare i servizi invece di avere il coraggio di tagliare gli sprechi che c'erano. Andiamo avanti, il discorso dei giovani, se ne è parlato, tutti quanti ne parlano, tanti programmi mettono in mezzo ai giovani, però c'è un altro problema che non stiamo discutendo, perché io parlando con la gente, il problema dei cinquantenni, perché in Sardegna è pieno di cinquantenni che non hanno lavoro e nessuno li assume più, perché parliamo dei giovani che devono avere un futuro, ma i cinquantenni che gli mancano andando bene i 12 anni arrivare in pensione, non sanno come, stanno lavorando in nero se gli va bene, e sono padri di famiglia che altro niente non possono fare, quindi parlare dei giovani va benissimo, e questo è un discorso che ho fatto anche a livello regionale con il nostro partito, che va messo in mezzo. Per 3 puntate abbiamo parlato anche di loro. E non mi ricordo aver parlato dei cinquantenni. Di tutti. Però vabbè, discorso è il discorso che tempo, va, eh. Perché ti ripeto, è drammatico, una persona di 50 anni che non sa cosa dove sbattere la testa, non può scegliere un giovane, comunque va bene, ma no, dico l'ultimo deve dare, perché no, 5 secondi mi sono sbagliato, perché se no ogni volta si prende, okay. 5 secondi, perché questo qua è un tema importante. Quando ho parlato con le persone in piazza in questo ultimo periodo, specialmente ce lo dicono, state parlando sempre dei giovani, politiche per i giovani, ma ti ripeto, persone di 50 anni non sanno cosa fare ed è un problema questo qua, nessuno ne sta parlando, perché assumere una persona di 50 anni ora come era non ottiene nessun tipo di incentivo, e se invece sarà importante un incentivo per assumere una persona di 50 anni. Va bene, okay, dai, a posto. Gli ho dato anche 36 secondi, va bene, pensi un po'. Alessio Pasella, sentire rimpiangere Sulu mi ribollisce il sangue, pensando che ho portato in piazza 12.000 persone, si presente vede, anche il sindaco di Tempio nel 2007 a Cagliari. Detto questo, per non dimenticare, ribadisco che sono fermamente contrario al ripristino della provincia così come vogliono fare provincia del Nord-Est, perché significherebbe Olbia. In questa campagna elettorale non si è parlato d'altro, Olbia capoluogo di provincia, tribunale ad Olbia. Va anche detto che il distretto scolastico, se così fosse, va giù ad Olbia. Sulla sanità ribadisco che l'ospedale di Tempio deve essere collegato al distretto sanitario di Sassari. E poi un appello per gli elettori. Se lo può conservare Alberto. Il vostro Alessio, se lo può conservare, perché volevo dire che adesso facciamo intervenire, voi avreste finito, però io faccio intervenire sta gli opinionisti, tempo, sì, abbia pazienza, vi faccio finire, facciamo intervenire poi gli opinionisti. Perfetto. E a voi vi chiedo poi proprio un appello finale, anche perché il venerdì avrà un'importanza enorme quando poi toglieremo il programma, quindi no, se l'appello se lo vuole conservare dopo, faccia lì agli elettori di non lasciarsi convincere dai pifferai della politica delle promesse tradite. Tempio in questi precedenti mandati di giunta regionale ha perso anche dei posti di lavoro importanti, mi riferisco
anche a posti di lavoro nella forestazione pubblica, e questo non deve più succedere. Quindi bisogna uscire dalla politica distratta, e perché la Gallura non diventi deserto economico e sociale, e affinché Tempio e la Gallura rimettano in moto la capacità attrattiva affinché la valorizzazione delle risorse umane, ambientali, culturali, territoriali che caratterizzano il nostro patrimonio diventino un concreto volano di sviluppo sistemico a rete, è necessario voltare pagina. È necessario una svolta, è necessario una politica di rinnovamento, è necessario che chi va in regione conosca i problemi e abbia anche le soluzioni come poter risolvere quei problemi. Ho terminato, grazie. Sì, bene, grazie. Devo leggere un'email che è arrivata alle 14.27, che però in redazione è stata vista soltanto poco fa, una mail di Biancareggio: egregio direttore, con la presente vi comunico che non potrò essere presente alla trasmissione di questa sera in quanto mi trovo fuori tempio. Perfetto, grazie a Biancareggio, in bocca al lupo anche a lui. E Paolo Sanna. Sì, è chiaro che il passaggio tra l'istruzione e il lavoro si chiama innovazione in realtà. L'innovazione è quella che crea lavoro, è quella che crea le start-up, è quella che crea veramente qualcosa di nuovo che può creare lavoro in qualunque settore, dall'agricoltura fino all'informatica, non c'è dubbio. Chiaro che ci vuole un'infrastruttura di supporto, perché se la mia innovazione è fatta di qualcosa che poi alla fine produce prodotti e io non posso trasportarla a Olbia perché ho problema di strada, e ci vuole un'infrastruttura stradale. Il vantaggio dell'informatica è che va su un'infrastruttura che non è stradale, però attenzione, noi ancora in Sardegna siamo limitati da una fibra che quando va bene è a 100 mega, che poi quando ti arriva a casa forse 60 e forse 20. Quando? Guardate che Lituania e Estonia vanno, tutta la nazione, a 1000 mega. È un altro mondo. Sono piccole nazioni, sono un po' la Sardegna che volete, dispersa nell'Europa. E chi deve fare investimenti informatici va lì, perché loro vanno a 1000 mega. Allora, quelli sono gli investimenti da fare, strutturali. Quando parlo di innovazione, un po' di esperienza di ricerca ce l'ho. Per fare innovazione però bisogna essere molto bravi. Qui torno al merito che diceva lui. L'istruzione, dov'è che si mette a posto? Ha detto lui chi l'ha indicato. Ah, ma chiedo scusa, che diceva Comerci. Sì, perché chiedo scusa. Altrimenti non lo vedono. Che diceva Comerci, giustamente, parlava di merito, una cosa incredibile, non so da quanto tempo non ne sentivo parlare. Allora, il merito è fondamentale, non è vero che chiunque studia è in grado di fare innovazione, ci vuole il merito, perché solamente chi ha studiato meglio ed è più intelligente può produrre innovazione. È fondamentale che chi ha queste capacità sia assistito, perché non è pensabile che solo il ricco possa studiare in modo corretto. E devo dire, ricordatevi che questa giunta così vituperata è la prima giunta che ha dato le borse di studio a tutti quelli che hanno diritto, non ad alcuni. Tutti quelli che hanno diritto, hanno fatto richiesta, tutti hanno ricevuto la borsa di studio. E adesso pure i trasporti diventano gratuiti, lo sono già. Allora, questi sono supporti all'istruzione e a fare in modo che tutti possano studiare. Però il merito è fondamentale. Allora, saper dosare bene le forze in modo da indirizzarlo sui più meritevoli non vuol dire eliminare gli altri. Non tutti siamo Einstein. Ciascuno è adatto a fare un certo tipo di mestiere. L'armonizzazione delle cose crea lavoro. Ricordiamoci che in Lombardia il livello dei laureati è più basso rispetto a quello della Sardegna, però il lavoro ce l'hanno tutti perché sono in grado di creare quell'innovazione che poi riesce a dare tutto questo tipo di lavoro. E alla fine la soluzione dei famosi 90 ossa per 100 cani, alla fine è quello, un uso razionale delle risorse che punti all'innovazione. Va bene, grazie, grazie ingegnere. Adesso veniamo agli opinionisti, cominciamo da
dottor De Candia, prego. Domande, no, potete fare domande, beh. Avete considerazione, vi do i tre minuti, dopodiché, dopo questo intervento, anche se loro avrebbero finito, comincerei partendo da Paolo Sanna per l'appello finale, ma non tre minuti per l'appello. No, infatti non facciamo domande, facciamo magari un commento. No, facciamo delle considerazioni finali, vi avevo avvertito, però voglio darvi anche la possibilità di fare un appello finale. Prego. No, niente, considerazioni. Io non sono un addetto ai lavori, quindi non sono abituato ad avere a che fare con i politici, neanche da un punto di vista del lavoro, quindi non conosco alcune dinamiche, sicuramente anche oratorie, che si verificano in queste trasmissioni. Però allo stesso tempo devo dire che i nostri candidati, almeno per quanto mi riguarda, oggi hanno dato delle risposte abbastanza complete e chiare. Certo, non è semplice sicuramente in pochi minuti, e poi non è semplice per nessuno avere la ricetta, perché sennò saremmo tutti dei maghi e saremmo tutti primi ministri. Quindi io vorrei ringraziare tutti, augurargli un in bocca al lupo per quanto riguarda i prossimi giorni per la campagna elettorale, e che vinca il migliore. Tutto qua. Grazie. Antonio? Ci ritorno soltanto un attimo, no, senza fare polemica. Intanto sul discorso di chi voto e chi non voto, sei fuori strada completamente. Vabbè, ma in ogni caso sarebbero fatti miei. Allora, il discorso dei cani, noi avevamo, e lo dico anche all'ingegner Sanna, avevamo 100 cani meritevoli, non avevamo 100 cani diversi o qualcuno più talentoso degli altri. Quindi l'esempio dei cani legato agli studenti è soltanto una metafora, ovviamente nessuno di noi oserebbe paragonare uno studente con un cane, anche se i cani hanno pari dignità, mi pare, ok? Quindi sul discorso del merito, i 100 cani sono tutti 100 cani meritevoli, quindi, però gli osi sono 90, immagina che l'opportunità siano 90, quindi quei 10 cani altrettanto meritevoli come gli altri 90, che invece non possono avere quell'opportunità, era quello lì. È un discorso chiaramente di economia questo qua, di macroeconomia veramente, non di economia e basta, di macroeconomia, quindi non si parla delle difficoltà della singola famiglia che non può portare il figlio a studiare fuori, cioè si parla di un discorso globale di macroeconomia, della quale nessuno di voi in questa trasmissione ha parlato. Abbiamo parlato di problemi spiccioli, ma va bene così. La trasmissione, Angelo, mi ha soddisfatto, devo essere sincero, si è entrati un pochino di più nel merito delle questioni che ci riguardano di più come territorio. Ovviamente concordo con chi ha parlato di viabilità, e che è alla base un po' di tutto, e da lì può ripartire, forse potrebbe ripartire un po' di speranza. Grazie Antonio. Antonello Pintus, prego. Sì, grazie. Allora, io mi auguro che, se qualcuno di voi riuscirà ad andare in regione, che si occupi prevalentemente, naturalmente, del nostro territorio, della Gallura, ma non si dimentichi della Sardegna intera. Perché noi, come già voi avete osservato, abbiamo tante cose sulle quali puntare. E allora io dico, non vi lasciate distrarre da sogni particolari. In Sardegna abbiamo la terra, il turismo, il vino, abbiamo il sughero. Ecco, puntiamo su queste cose, perché sono in grado di dare tanto ai nostri giovani. E poi naturalmente, per quanto riguarda il problema tecnologico e il futuro del lavoro che può essere creato da internet, da tutto quello che si può fare con internet, per poterlo fare naturalmente anche lì dovremmo avere la possibilità di accedere più facilmente all'istruzione, perché non ci dimentichiamo che i nostri ragazzi, per l'università più vicina che abbiamo è Sassari, poi c'è Cagliari, ma addirittura in queste due università non ci sono molte specializzazioni che potrebbero servire per il futuro. Auguri a tutti, e se andate in regione, mi raccomando, lavorate, perché c'è bisogno di lavorare, perché un consigliere regionale, se vuole, sapete quante cose può inventare? Migliaia. Per cui io vi auguro, se andate, vi date da fare per Tempio, per la Gallura e per tutta la Sardegna. Grazie, dottor Pintus.
Daniele. Bloccati, se no mi fai suonare tutto. Sì. Tranquillo, tranquillo. No, vabbè, per voi, per la trasmissione. Allora, ci tengo a dire due cose, visto che oggi l'ho buttata sui giovani, la continuo e la chiudo lì la mia considerazione. Abbiamo delle eccellenze straordinarie in Sardegna. Abbiamo un centro di ricerca, quello di Sardegna Ricerche di Porto Conte, che ha avviato in questi anni dei progetti straordinari a supporto delle aziende finanziate dalla Regione. Faccio un esempio stupido, sono riusciti a fare, che so, a portare avanti dei progetti di conservazione dei cibi freschi che invece di durare una settimana durano un mese e gli ha permesso un commercio internazionale di quegli alimenti. Immaginate quali possono essere le ricadute straordinarie di un lavoro di quel tipo e cosa ha permesso di aprire dal punto di vista commerciale a quelle aziende che producono quei determinati prodotti, grazie a quegli studi. Il problema qual è in Sardegna Ricerche, perché ci ho avuto a che fare io anche come mulino, è che lì le eccellenze sono pagate male o non sono pagate e alla fine sono obbligate ad andare via. Quindi le idee ce le hanno, l'innovazione ce l'hanno, però poi, nel caso di alcune persone amiche che conosco, sono dovute andare, senza nessuna offesa, a insegnare, perché il lavoro di ricercatore non era sostenibile dal punto di vista economico e se hai famiglia è un problema serio. Quindi le eccellenze ci sono. Stipendio. Seconda considerazione, così chiudo la mia serata e poi vi faccio il bocca al lupo a tutti quanti, è il fatto che quando si parla di investire i giovani per tenerli qui, si alimenti anche lo scambio. Si è fatto prima l'esempio del sughero. Noi qui col sughero abbiamo portato eccellenza da fuori, giovani. Abbiamo portato i Magnoler, i Barneschi, i loro lavori tecnologici, i loro studi, i loro testi hanno creato opportunità e ricchezza per 30 anni. E quando non ci sono stati più quegli studi è che si è fermato lo sviluppo. La ricerca e lo scambio dei giovani, l'interscambio, la capacità di essere attrattivi, di portare i giovani da fuori a noi e i nostri fuori, quindi creare vera e propria condivisione e scambio, crea ricchezza per il territorio, non solo altrui ma anche nostro. E io mi auguro che questo tipo di investimenti vengano fatti, chiunque di voi vada in regione e che lotti per questo. Per il resto vi ringrazio per esservi messi a disposizione. Non è facile, molta stima e molto rispetto per tutti voi, in bocca al lupo. Grazie. Grazie Daniele. Bene, a questo punto dovremo aver chiuso, però sì, ovviamente io unisco il ringraziamento di Radio Telegallura a tutti voi, a tutti quanti hanno partecipato a queste trasmissioni, è giusto però che qualche minuto ve lo dia ancora, qualche minuto per un vostro ultimo appello, perché questa è l'ultima trasmissione di questa tornata. Paolo. No, ma aspetta, vuol fare. Se posso, sì, se siete andare d'accordo? Siete d'accordo? Vabbè, deve, ha un appuntamento elettorale. Professor Comerci. Tanto grazie, ringrazio lei direttore per questa opportunità che ci ha dato, i nostri intervistatori sono rivelati all'altezza della situazione, un in bocca al lupo a tutti i colleghi candidati. Che appello al voto posso fare? Diviso in due parti. Il primo è quello che riguarda la mia persona e la serietà che ho messo in tutte le cose che ho fatto finora, e l'unica promessa che faccio è di continuare su questo tipo di linee di prospettiva, di votare Sardegna in Comune, la lista in cui io sono capolista, perché esiste un'effettiva possibilità di eleggere in Gallura. Quindi il mio appello è un appello relativo ad una coesione che potremmo ritrovare intorno alla possibilità di avere un consigliere. Per ciò che mi riguarda, spero di essere all'altezza di questo compito nel caso abbia la fortuna di rappresentare i miei concittadini e i cittadini di tutta la Gallura. E ringrazio tutti quanti voi e chiedo scusa per il disturbo in questa campagna elettorale, però visto che siamo candidati i voti li dobbiamo cercare. Grazie. Grazie a lei, in bocca al lupo. Adesso passiamo a... per questione logistica. Sì, allora intanto se venite su di me si dà la possibilità a Nicola Comerci di uscire, sì, ne approfitto per ringraziare i miei opinionisti che proprio
ci hanno seguito con attenzione, con perizia, quindi saluto Daniele Carbini, Marco De Candia, Antonio Masoni e Antonello Pintus. Grazie davvero. Se vorrete essere ancora dei nostri e venire a commentare anche il post voto, le porte per qualunque come in maschera o senza quello che vogliamo, magari parliamo anche del carnevale, perché anche del carnevale sarà necessario parlarne. Va bene, partire adesso nuovamente con l'appello dei candidati. Paolo Sanna, prego ingegnere. Sì, voi sapete che io sono arrivato alla politica molto tardi, dopo aver fatto politica di altro genere, partecipativa. Penso di portare nella politica, quella elettiva, serietà, competenza di tanti anni di lavoro, impegno civile di tutti questi anni e quindi una stima generale che mi sento addosso e mi fa veramente piacere da questo punto di vista. Può essere un modo nuovo di entrare in politica dopo aver maturato tutta una serie di competenze per poter portare queste competenze poi dove le decisioni vengono prese. E quindi in questo mi sento molto impegnato e quindi assicuro chi vorrà scegliermi che io sarò sempre quello di prima, quello che combatteva nei comitati civici, quello che ha portato avanti i discorsi culturali del circolo Mazzolari e lo farò anche nella sede regionale. È importante che l'Alta Gallura abbia un rappresentante che sia credibile, che sia importante e si faccia valere, non solo a livello regionale, ma anche a livello locale. Quando parliamo di unità della Gallura, è fondamentale l'unità della Gallura, però per avere unità della Gallura nei confronti di un'entità oggettivamente enorme come Olbia, è necessario che il resto della Gallura si compatti. In questi anni Tempio ha perso, perché è la verità, ha perso il suo ruolo di leadership. Lo deve riprendere, perché tutti gli altri centri dell'Alta Gallura non aspettano altro. E quindi se si sarà in grado a questo punto di rappresentare tutta l'Alta Gallura nella discussione, non nel confronto civile con Olbia, saremo in grado veramente di ottenere quell'unità della Gallura che porterà la Gallura a essere nuovamente il traino della Sardegna. Grazie ingegnere. Alessio Pasella, prego. Non andare a votare non risolve i problemi, quindi faccio un appello perché tutti gli elettori vadano a esercitare il diritto costituzionalmente garantito. La Gallura, questa volta gli elettori della Gallura, abbiano la forza di costruire una alternativa politica contrattuale che si sappia contrapporre con forza e determinazione al cagliaricentrismo, a quella politica di Sassari e a quella politica che mai ha pensato ai problemi dell'Alta Gallura. Quindi chiedo il sostegno per continuare a lottare in difesa degli interessi deboli, delle popolazioni, per una politica, una diversa politica sulle infrastrutture e sui servizi e sullo sviluppo economico. Grazie. Nicola Luciano, prego, il suo appello. Ok, allora io sono Nicola Luciano, rappresento una lista più piccola a quanto pare, come tutti quanti piace segnalarlo, la lista più debole secondo loro, una lista più debole perché ha deciso di non cedere a nessuno, di non cedere ad accordi con nessuno, a tenere la testa bella alta ed andare avanti con orgoglio. Questo che ci deve essere riconosciuto, andiamo avanti, portiamo avanti la nostra idea. Riguardo i piccoli numeri, io voglio fare un piccolo esempio. Io ho avuto l'opportunità di fare l'assessore comunale nella città di Tempio, ero la minoranza nella maggioranza, questo è stato riconosciuto da tanti. Con impegno e con il mio lavoro sono riuscito a fare qualcosa e questo mi è stato riconosciuto da tutti quanti, sia a destra che a sinistra. Quindi Nicola Luciano nel mio partito ce ne sono tantissimi e sono sicuro che se non arrivo io, arriverà un altro compagno a Cagliari, lo farà. Portare avanti le nostre idee con lo stesso impegno, con la stessa volontà. Quindi se qualcuno vuole votare, ha coraggio di votare una lista alternativa alle due grosse liste a quanto pare,
sinistra sarda c'è. Un ultimo passaggio sull'unità della Gallura. Certo, ci deve essere l'unità della Gallura, perché ci deve essere, ma va prima di tutto discusso bene con la gente, e dopodiché si potranno prendere solo accordi solo in quel momento, perché fino adesso si è sbagliato in tutto e per tutto con i sindaci, i 3-4 sindaci che hanno portato avanti la proposta della nuova rinascita della provincia Gallura senza interpellare la gente. Questo è uno sbaglio, questa è una politica sbagliata che a noi non piace. Se deve rinascere una provincia Gallura, deve rinascere solo dopo l'input che ha avuto dalla popolazione. Okay? Con l'accordo della gente, sì, grazie. Piero Lanciotti, 5 Stelle, prego. Sì, vado brevemente in risposta all'appello che mi ha fatto prima il collega Luciano. Io personalmente sono assolutamente contro l'immunità parlamentare, ma anche contro la politicizzazione della magistratura, per cui, cioè, ed è uno anche degli elementi fondanti del Movimento 5 Stelle. Sempre a risposta, e rimane l'appello finale per quanto riguarda l'utilità del voto, chiaramente era relativo al fatto che bisogna espletare un diritto democratico, che è quello di votare, andare assolutamente a votare, però non dobbiamo dimenticarci che nella circoscrizione Olbia Tempio, Gallura preferisco chiamarla, occorrono fra i 10 e i 12 mila voti per poter eleggere direttamente una persona al Consiglio regionale all'interno di ogni singolo partito, per cui tutti i partiti che prenderanno meno di 10.000 voti rischiano di non mettere assolutamente nessun consigliere e andranno al calcolo coi riparti, e sappiamo benissimo che il calcolo coi riparti va a vantaggio delle circoscrizioni molto più numerose, e da lì il cagliaricentrismo, per cui la non dispersione al voto è, se vogliamo rappresentanti in regione da questa zona, pensiamo e votiamo grossi contenitori e non contenitori piccoli. Grazie. Anna Paola Isoni, prego. Io mi rivolgo direttamente agli Silenzio, elettori. Silenzio, per cortesia. Mi rivolgo direttamente agli elettori e vi chiedo, il 24 febbraio andate a votare. Quando andate a votare pensate alla delusione, perché in questa campagna elettorale ho sentito tante persone deluse dai soliti politici che hanno fatto le solite promesse che non sono state mantenute e che oggi si sono ripresentati dopo anni di silenzio a farvi le solite promesse, dicendo che questa volta le avrebbero mantenute perché erano nelle condizioni di poterle mantenere. Voi avete il potere il 24 febbraio di cambiare le cose, di dire che non siete stupidi, che non credete più a questo modo di fare politica e che adesso bisogna lavorare per il territorio, non per la singola persona, per tutto il territorio. Avete in mano lo strumento per cambiare le cose. Io mi sono proposta umilmente a voi perché ho voglia di cambiare. Metto a disposizione la mia determinazione, il mio carattere combattivo, la mia voglia di vedere un territorio rinascere, voglio vedere una Sardegna migliore per mio figlio e per i nostri figli. Quindi vi chiedo di darmi fiducia, vi chiedo di avere il coraggio di cambiare. Grazie. Grazie. Finiamo adesso con Antonio Addis. Sì, anche prego. Da parte mia un invito agli elettori, andate a votare, il voto è un'opportunità preziosa, non sprecatela, non credete alle false promesse di un lavoro che non vi verrà dato. Andate a votare in modo libero. Io mi sono candidato in una lista che annovera persone che hanno maturato un'esperienza di tipo politico-amministrativa. Non sono abituato a denigrare gli avversari e quindi auguro a tutti i colleghi insomma un buon esito. Io sono molto contento della campagna elettorale perché ho ricevuto molti pacchi sulla spalla, molte testimonianze d'affetto anche da persone che non mi voteranno, e quindi con molta umiltà chiedo il voto e in ogni caso mi auguro che il nostro territorio riesca a esprimere un rappresentante per dar voce alle istanze che da questo territorio insomma si levano in modo importante, soprattutto in quest'ultimo periodo. Grazie Antonio Addis. Ecco, abbiamo finito. Per quanto riguarda il pubblico, vi ricordo anche che la nostra programmazione prevede anche un programma
di carattere elettorale, ma dove non ci sarà nessuno che vi dirà a chi votare, ma semplicemente vi dirà come votare. Infatti avremo in questo programma Giovanna Buzzu, responsabile dell'ufficio elettorale, e Antonio Abeltino, che è collaboratore amministrativo dell'ufficio elettorale, che con esempi concreti, con i manifesti che abbiamo qui alle nostre spalle, vi diranno come si vota, no chi votare, semplicemente per rendere valido il vostro voto. Ringrazio ancora gli opinionisti, ringrazio Antonello Recchioni, Massimo Marroni, Armando Floris, che tutti in qualche modo sono stati impegnati, la regia e la messa in onda di Vilma Mavuli. Grazie a tutti voi, alla prossima.